Bentrovati come sempre per il nostro momento dedicato alla medicina. Con grande piacere è tornato a trovarci il dottore Gaetano D'Onofrio, che è stato mio compagno di viaggi, di un grande aiuto in tante tante trasmissioni appunto dedicate alla medicina. Il dottor D'Onofrio è direttore sanitario dell'AU Federico II di Napoli e una gradita sorpresa per me, un caro amico, oltre che un illustre medico, il professore Mario Delfino, che è direttore della UOC di dermatologia, sempre presso la Federico II. Grazie a entrambi di essere qua. Avevamo avuto un momento di panico per È un problemi onore e di un luce nello studio, piacere. ma comunque abbiamo più o meno risolto. Allora, comincerei col professore Delfino per così, per aprire il nostro incontro, parlando appunto dello stato dell'arte della dermatologia in Regione Campania. Beh, devo dire che la dermatologia è una disciplina tutto sommato molto moderna. Storicamente era più conosciuta come venereologia, perché storicamente era la disciplina che curava la sifilide. Poi, con l'avvento degli antibiotici, è andata scemando questa idea, anche se forse conviene dire qualche cosa anche su Anche su queste questo. problematiche. E la dermatologia è una disciplina moderna perché c'è oggi una grande cura all'attenzione del corpo, della pelle, dei capelli, delle unghie e quindi anche le malattie che vanno un po' a contrastare quello che è l'immagine esterna che di noi diamo, ha assunto la sua importanza. Non solo, ma la dermatologia è importante perché c'è un immediato riflesso psicologico, cioè qualunque alterazione dell'immagine corporea che la pelle ci restituisce riverbera negativamente sul nostro assetto psicologico. Quindi la dermatologia è molto, molto attualmente seguita da tutta la popolazione, dai pazienti. In Campania, per fortuna, abbiamo una situazione, direi, privilegiata, perché anche rispetto al resto d'Italia, la scuola di dermatologia della Federico II è stata una vera scuola che ha saputo aggregare tutti i dermatologi della regione Campania attraverso una rete di collaborazione, attraverso una buona formazione data sia nella scuola di medicina che nella specializzazione in dermatologia. Quindi i dermatologi campani sono in rete tra di loro, si incontrano spesso, collaborano per la soluzione dei problemi più complessi. E quindi possiamo dire che diciamo, è un piccolo orgoglio che la dermatologia campana si pone sia sul piano assistenziale che sul piano culturale e scientifico tra le più prestigiose. Perché lei prima ha detto, io l'ascoltavo con attenzione, quanto riguardava le malattie venere, bisogna fare un po' attenzione perché c'è una recrudescenza, forse meno Purtroppo attenzione, più lassismo. c'è più lassismo sia sul piano dei comportamenti sessuali, sia sul piano della cultura di queste materie, di queste malattie. Perché io dico sempre scherzando, una volta qualunque padre che si rispettasse, arrivato il Famoso figlio discorso. all'età di andare, esatto, sotto le armi, andava a militare, Certo, gli certo. faceva il famoso discorso, figlio mio, stai attento a questo e a quest'altro. Poi si pensava che con l'avvento degli antibiotici non ci fosse più questa necessità, e invece la necessità c'è ed è insorta nuovamente con l'AIDS negli anni 80, che di nuovo ha creato un grande allarme. Allarme che è andato poi scemando perché tutte le cose, se non vengono rinfocolate nella Certo. percezione sociale e collettiva, se ne perde la sensibilità. E l'AIDS purtroppo non è scomparso. Nel nostro policlinico noi ancora vediamo, quest'anno nell'Istituto di Malattie Infettive della Federico II, hanno fatto una diagnosi di prima infezione erpetica di AIDS da HIV nel doppio dei pazienti dell'anno passato, quindi l'anno scorso erano 15, quest'anno nel 2017 sono Questo è state una trentina, allarmante. sì, questo è allarmante. Ed è da dire che anche noi dermatologi che vediamo quelle altre malattie virali come l'herpes genitale, come i condilomi, come la gonorrea, le uretriti, le vaginiti, abbiamo una forte recrudescenza, specialmente nelle popolazioni giovanili. Perché gli adolescenti specialmente arrivano totalmente sguarniti al rapporto sessuale, senza nessuna conoscenza e senza nessuna indicazione su come comportarsi. Professore, i centri di eccellenza presso il policlinico per quanto riguarda la dermatologia? Guardi, noi come dermatologia appunto abbiamo una forte attenzione, dicevo, alle malattie sessualmente trasmissibili, ma poi abbiamo una dermatologia oncologica che sicuramente è molto all'avanguardia. Curiamo malattie tumorali della pelle, specialmente come il melanoma
e tutto ciò che precede il melanoma, che sono le escrescenze pigmentate, i nei, molto comuni, molto diffusi tra la popolazione, e che questi per i quali sì, c'è un grande allerta, un grande allarme, e noi puntiamo sia all'educazione e alla corretta esposizione solare dei bambini, perché la corretta esposizione solare è un'indicazione di educazione sanitaria importante, sia ad una prevenzione fatta monitorando con attenzione i nei o le lesioni pigmentate prima che si trasformino nel temibile melanoma. Ma poi ci sono anche altri tumori della pelle che riguardano sempre la dermatologia oncologica, quali sono le cheratosiattiniche, gli epiteliomi, il sarcoma di Kaposi, i linfomi cutanei, che sono, noi pensiamo ai linfomi e alle leucemie soltanto quando colpiscono il sangue, ma ci sono anche forme di malattie dei linfociti che colpiscono la pelle, sono i cosiddetti linfomi cutanei. E presso la Federico II, questa dermatologia, curiamo con tecniche moderne che si basano sulla luce ultravioletta, la fototerapia, la fotochemioterapia, di cui ci si può giovare nelle prime fasi proprio della malattia, quando è proprio iniziata. Bene. Invece, dottor D'Onofrio, all'interno della Federico II, appunto, qual è il ruolo della dermatologia? Ma come diceva il professore Delfino, la dermatologia è una delle famose, potremmo dire, strutture storiche praticamente. E in particolar modo tengo a precisare due aspetti: il notevolissimo flusso ambulatoriale e di day hospital, e anche poi la strategia di appropriatezza che in questi anni si è perseguito tramite quella che è la ricollocazione dei posti letto in ambito di day hospital, day surgery, rispetto ai posti letto ordinari che all'interno del dipartimento servono laddove il dermatologo ritiene necessario il ricovero di osservazione o chiaramente terapeutico, ma fondamentalmente c'è stata una ricalibratura con maggiore appropriatezza per quanto riguarda appunto il flusso ambulatoriale dei day hospital. Anzi, con il professore Delfino abbiamo proprio strutturato dei percorsi per quanto riguarda il dato assistenziale, e questo permette non solo di essere più appropriati, ma anche quella di una, a me non piace il termine risparmio, a me piace il termine di ricollocazione di risorse in modo più adeguato. Bene, invece adesso parlavamo appunto di, anche di melanomi e tumori molto brutti, qual è, ecco, le novità per quanto riguarda la dermatologia e l'oncologia? Le novità che ci fanno ben sperare? Le novità che ci fanno ben sperare sono, intanto noi da molti anni abbiamo una grande attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce, attraverso quelle che sono le cosiddette giornate di dermatologia sociale o solidale, fanno un po' tutte le branche mediche, però noi forse siamo stati degli antesignani, perché da decenni in primavera facciamo la giornata del tumore della pelle, dove noi cerchiamo di invitare la popolazione, anche con la disponibilità di una visita gratuita, a venire a farsi visitare e quindi a controllare quello che c'è sulla pelle. Le novità che fanno ben sperare è che molti tumori della pelle che una volta richiedevano soltanto un approccio chirurgico o chemioterapico, oggi possono essere non solo prevenuti, ma se intercettati per tempo, curati con tecniche molto meno invasive, molto meno aggressive. Addirittura, dico sempre scherzando, abbiamo le creme per curare le cheratosiattiniche, per curare gli epitelomi basocellulari, sono creme che comunque hanno una loro aggressività, però sempre si tratta di trattamenti topici. E poi quello che è importante, abbiamo istituito quello che è il gruppo oncologico multidisciplinare, in pratica è una delle novità previste dalle leggi regionali campane, che per combattere l'insorgenza dei tumori legato un po' giornalisticamente alla cosiddetta terra dei fuochi, che è un punto di massima contaminazione, che non è soltanto Campania, tutta l'Italia soffre di questi punti di alta contaminazione oncogenetica. E quindi si è data, la Regione Campania si è dotata di uno strumento che è quello delle reti oncologiche, e noi siamo un po' all'avanguardia perché per il melanoma abbiamo già costituito presso la Federico II
il gruppo GOM, cosiddetto gruppo oncologico multidisciplinare, dove vedo una collaborazione stretta e sinergica con dei percorsi ben precisi tra l'oncologo, il dermatologo, il chirurgo plastico, l'istologo che deve osservare ed anche la biologia molecolare che ci consente di genotipizzare questi tumori e quindi offrire quelle che sono le cosiddette terapie mirate che oggi sono molto di moda, l'immunoterapia, la target therapy, quella terapia mirata biotecnologica, di alta biotecnologia di cui disponiamo, e anche la radiodiagnostica per la sedazione, la radioterapia laddove necessario. Tutti questi specialisti che lavorano ciascuno nelle proprie strutture, attraverso questa rete di cooperazione ci consentono di dare un percorso privilegiato e rapido al paziente, così da non dover più mettersi una lista d'attesa che è impropria. Quando ne abbiamo appurato che il paziente ha un tumore di una certa importanza, deve avere un percorso privilegiato e queste strutture di cooperazione interdisciplinare consentono di velocizzare per il caso, certo, che lo merita, che lo richiede. Dico io sempre scherzando ai pazienti: professore, ma mi avete prenotato da molti mesi perché non ve lo meritate, ringraziate Dio di non meritare, perché chi prenota a tempi brevi vuol dire che c'è qualche problema più qualche serio. Problema più quindi, serio. E grazie a Dio chi ha il problema serio lo prenotiamo a tempi brevi. Io aggiungere una cosa, sì, a proposito della rete oncologica. E il professore Delfino giustamente ha parlato del GOM che ha a che vedere con il melanoma, però la Federico II è stata individuata nella delibera regionale, anzi decreto del commissario ad acta del 2016, come uno dei corpus. I corpus sono quelle strutture che, usando un termine anglosassone, saremmo hub, che vuol dire il centro praticamente. E rispetto ai corpus, che sono per esempio il Pascale o diciamo altre aziende ospedaliere, la Federico II e la SUN, oggi Università Vanvitelli, sono, accanto alla definizione di centro oncologico regionale polispecialistico, la aggiunta di S corpus è legata al fatto che noi facciamo anche didattica e ricerca. Ecco perché la definizione della AU Federico II nella rete oncologica, se no qualche ascoltatore andando poi a vedere su internet troverebbe questa dicitura corpus, dice cosa vuol dire. È semplicemente un'indicazione di un centro oncologico regionale polispecialistico a cui, accanto alla quota assistenziale, si abbina anche la quota di ricerca e di didattica. Per cui noi come corpus creiamo rete non solo all'interno, questo è anche un altro elemento importante, ma anche con altre realtà che si convenzionano con noi per formare i GOM multidisciplinari. Per cui il GOM, che è il professore Delfino Acciato del melanoma, non riguarderà solo la struttura all'interno della Federico II, ma come per altri GOM che già abbiamo deliberato e attuato, penso alla cervicuterina o al tumore del seno, in cui c'è la partnership con l'ASL Napoli del Nord, con Fate Bene Fratelli di Benevento, con addirittura con la Casa di Cura Montevergine di Avellino, perché la logica è creare una rete, quindi degli snodi, in cui io dico il tripode che è fatto dal pubblico, da quello che è la ospedalità religiosa e dal privato accreditato. Tutte e tre cooperano per costruire questo percorso. Quindi il ragionamento della rete oncologica e quindi poi dei GOM che si creano non è solo tra professionisti e o professionalità all'interno di una singola azienda, ma vede anche lo sforzo e, io dico, il rispetto del protagonismo reciproco con altri interlocutori. Infatti lo sforzo che noi stiamo facendo è proprio quello di far sì che non restiamo all'interno delle mura federiciane, ma che ci apriamo al territorio. Ma la presa al territorio non è un proclama così indifferenziato o semplicemente giusto per riempirsi la bocca. No, una volta diceva il Vangelo, vox clamandis in deserto. È invece una logica nella quale
coloro che concorrono a o dovrebbero garantire la salute pubblica si mettono insieme, interagiscono senza pregiudizi ideologici, pubblico rispetto all'ospedale religiosa o il privato accreditato, ma lì dove realmente ci sono degli expertise, questi vengono a ricollocarsi. E la Casa di Cura Montevergine, nell'ambito della cervicuterina, ha dei numeri tra i più valevoli all'interno della regione Campania. E noi abbiamo fatto ben volentieri un ragionamento di GOM su questo con loro, così come la ASL Napoli del Nord. Perché poi il problema non è solo della diagnosi e della terapia, che è il compito specifico a Federico II, ma la presa in carico del paziente parte dagli screening e termina con la riabilitazione. Pensate alla riabilitazione, per esempio, dopo un intervento alla mammella per quanto riguarda un'asportazione in fondo o quant'altro, oppure diciamo nei casi in cui, ahimè, diciamo l'aggressione del tumore prevale rispetto alle capacità di difesa e della medicina e del soggetto, anche con le cure palliative, con gli hospice, che ovviamente non sono delle aziende ospedaliere, ma sono del territorio. È la presa in carico totale del paziente che permette di fare questo percorso. E quindi intercettarlo in qualsiasi fase, può essere l'ambulatorio di dermatologia, può essere il reparto di dermatologia, può essere lo screening fatto dalla ASL, tutto questo diventa poi presa in carico e il paziente poi non deve più lambiccarsi il cervello per capire dove fare la chemio o dove fare la radio o dove fare l'intervento, ma c'è una presa in carico totale. Bene, invece il dottor D'Onofrio accennava alla ricerca, lo stato dell'arte della ricerca sempre in dermatologia? La ricerca in dermatologia per noi è pari quotidiano, perché noi siamo comunque azienda ospedaliera, ma siamo anche azienda universitaria, quindi l'azienda universitaria ha compiti sia di didattica, ma di didattica nei confronti di quelli che saranno i medici del futuro, ma anche degli specialisti che saranno gli specialisti di dermatologia del futuro. E naturalmente nel formare gli specialisti bisogna essere all'avanguardia. Noi, proprio per potenziare l'attività didattica della scuola di specializzazione, abbiamo anche sviluppato una grande attenzione alla ricerca, anche con programmi di cooperazione interdisciplinare. Abbiamo un accordo con una scuola universitaria, dove peraltro insegna un'italiana, di Miami, in Florida, quindi noi abbiamo questa grande attenzione alla ricerca. Dove è mirata di più la nostra ricerca? A trovare tutte quelle che sono le basi più moderne oggi, biologiche, biomolecolari, delle malattie. Una delle malattie che più studiamo dal punto di vista della ricerca è la psoriasi, che è una malattia nota a tutti perché colpisce una fetta non piccola della popolazione, anche se in forma minore, però la psoriasi nelle forme gravi può anche essere una malattia fortemente invalidante, perché può colpire quasi tutto l'ambito cutaneo, può colpire le mani, può colpire le articolazioni, quindi con un danno anche alla qualità della vita del paziente non piccolo, anche un gravare con costi sul sistema sanitario. La psoriasi, come molte altre malattie infiammatorie della pelle e come le malattie allergiche per esempio, hanno dei precisi meccanismi biomolecolari all'interno delle cellule e fuori delle cellule che sottendono lo sviluppo delle varie espressioni della malattia, e noi abbiamo dei laboratori di ricerca che vanno proprio a studiare quelle che sono le citochine, le interleuchine, le cellule implicate in questi fini meccanismi. Quindi la ricerca di base anche ci vede un pochino all'avanguardia in questo settore. E nel settore delle malattie allergiche mi fa piacere anche ricordare qui, visto che si è oggi molto parlato di vaccinazioni, cioè tutti gli italiani non sanno se vaccinarsi o no, per fortuna abbiamo convinto con le leggi, con le cattive, non con le buone, che bisogna vaccinarsi, e noi disponiamo di un centro di altissima specializzazione sulle reazioni allergiche ai farmaci. Questo è un qualche cosa di
veramente valida da sottolineare, perché uno dei timori che hanno i pazienti quando vanno a vaccinarsi è quello di avere una reazione allergica. Reazione allergica può aversi verso i vaccini, ma può aversi anche verso i farmaci tradizionali. Un qualunque antibiotico, un qualunque antinfiammatorio può dare una reazione allergica. Reazione allergica può aversi verso un farmaco tradizionale, ma anche verso uno dei moderni farmaci innovativi, gli antitumorali sono ben noti per le reazioni cutanee che danno. E quindi noi abbiamo sviluppato un centro di altissimo profilo, sia scientifico che assistenziale, per cui siamo in grado di prevenire, controllare, studiare e anche dare le indicazioni giuste a tutti i tipi di reazioni, da quelle dal paziente che ha la semplice reazione orticalioide all'aspirina, a quello che invece ha una grave reazione a un farmaco antitumorale, a quello che vuole vaccinarsi o che si è vaccinato e ha avuto una reazione. Noi abbiamo ambulatori dedicati, anche reazioni sofisticate come quei pazienti che prendono un farmaco, si espongono al sole perché stanno in vacanza e hanno una reazione complessa che è dovuta all'interazione tra il sole, il farmaco e la pelle. Noi abbiamo gli strumenti per poter individuare quali sono i meccanismi e su questo abbiamo una ricerca ed un filone assistenziale di altissimo profilo. Bene. Allora, dottor Donofrio, siamo quasi in chiusura. Se mi permette, volevo dire anche un'altra cosa, collegandomi alla agenda prima della rete oncologica e delle attività che svolge a dermatologia. Ora, oltre il discorso appunto di screening, diagnosi, terapia, presso l'ambulatorio di dermatologia vi è anche un ambulatorio che si occupa del camouflage. Che fondamentalmente cos'è? Allora, purtroppo molto spesso in seguito a chemio soprattutto, diciamo, tutte le donne hanno perdita di capelli, hanno modificazioni per quanto riguarda i tratti del viso. Vi è quello che si chiama in termini psicologici la rottura dello specchio, cioè la non accettazione di se stessa. E questo poi implica degli effetti, come dire, a catena anche sull'accettazione di altre terapie e anche sullo stato di benessere proprio, che sappiamo ormai che i fenomeni di anticorpali sono anche collegati allo stato dell'umore. Ebbene, da alcuni anni la professoressa Fabrocini, che collabora con il professore Delfino, ha attivato, primo in Campania, questo ambulatorio di camouflage, nella quale si insegna alle donne come truccarsi, quali accorgimenti prendere per riappropriarsi del proprio corpo, per non vivere già quella che è la malattia con le sue eventuali conseguenze, appunto chemioterapiche o radioterapiche, come un momento di nascondimento verso la società. Invece questo riappropriarsi permette di riprendere una vita di relazione che è elemento non meno importante ai fini terapeutici di quello che è prettamente l'aspetto, diciamo, radio o chemio o chirurgico. E lo volevo sottolineare perché credo che sia un valore aggiunto quando noi parliamo della medicina come dimensione olistica, cioè di presa in carico di tutta la persona e non di quella forma scientistica che vede solo un modello meccanicistico ottocentesco mai superato della causa e dell'effetto. Cioè la malattia, faccio questa terapia. Cioè invece l'accompagnamento della persona. Bene, questa è una notizia penso molto importante perché forse non tutti sapevano di questa novità. Invece prima abbiamo parlato con professore di centri di eccellenza. Nel suo ruolo vorrei che parlasse un po' della sostenibilità gestionale di questi centri di eccellenza. Qui diciamo si apre una, diciamo, vexata question, ovvero sia la O Federico II, come sua proprio, come dire, natura d'essere, o se preferissimo usare il linguaggio societario, ragione sociale, ha, lo dice la Corte Costituzionale, intrinsecamente tre elementi: della formazione, quindi la didattica, della ricerca e dell'assistenza. Ovviamente diciamo questi aspetti sono stati mutuati attraverso dei protocolli d'intesa tra l'università e la Regione Campania, per cui ne è derivata poi l'azienda ospedaliera universitaria. Ovviamente noi godiamo di un finanziamento regionale rispetto al quale ovviamente dobbiamo dare delle risposte assistenziali e che dal 2016 non vede più un finanziamento così, come dire, a piedi lista, ma vede un rapporto diretto tra il finanziamento e la produzione che è costituita non solo dai
DRG, che è un acronimo anglosassone, Diagnosis Related Group, che vuol dire gruppi di diagnosi correlata che quantificano la prestazione, sia in ricovero ordinario che in the hospital che in the surgery, ma anche per le prestazioni ambulatoriali. Tutto ciò deve dare un quantitativo che permette di rispondere al finanziamento avuto. E a dire il vero, seppur stiamo anche noi nel piano di efficientamento, in Regione Campania siamo l'azienda più virtuosa, in quanto il rapporto tra i costi e i ricavi è al delta minore, cioè è il più sovrapponibile. Ovviamente si pone però una domanda chiara. Spesso gli aspetti quantitativi non collimano con gli aspetti qualitativi. E quindi dover coniugare allo stesso tempo quantità, ovvero sia qualità, produzione, e qualità, ovvero sia la particolarità, diventa, come dire, è come unire insieme l'acqua e l'olio, ovvero sia due materiali che non si fondono tra di loro. Lo sforzo che noi facciamo, ma devo ringraziare il professor Delfino, come gli altri, diciamo, docenti di questa azienda ospedaliera, che sono entrati pienamente all'interno di questo meccanismo e se ne fanno anche parte diligente. Però sono dei nodi gordiani che la Regione prima o poi dovrà sciogliere. Io qualche giorno fa, su una testata regionale, Il Mattino, rispetto a un articolo di qualche giorno prima in cui si parlava del fatto che, avendo chiuso il Loreto Mare la neurologia, c'era un iperafflusso di barelle al Cardarelli in neurologia, neurochirurgia, e c'era scritto: cosa fa la Federico II e la SUN? Io poi mi sono permesso di esprimere che noi già dal 1 febbraio 2015 diamo 7 posti letto di neurologia al Cardarelli, che su 20 posti non è poco. Ma oltre questo, noi abbiamo 2 posti che dedichiamo alla rete regionale dell'emergenza, detto anche SIRES, e quindi gli altri 11 posti, in cui noi siamo centro regionale di riferimento per l'epilessia, centro regionale per riferimento per la SLA, e siamo stati i primi in Campania a applicare il nuovo farmaco per la somministrazione per la SLA, che prevede somministrazioni continue per 14 giorni consecutivi, e a un certo punto non possiamo essere chiamati a coprire tutti i ruoli. Certo. Mi permette la parafrasi calcistica. Certamente da quando c'è il calcio olandese c'è il giocatore universale, ma alla fin fine Rudy Kroll, che ha giocato nel Napoli, poteva giocare come libero, come terzino, ma certamente non come portiere. Quindi anche noi non possiamo essere chiamati poi a cose che vanno oltre quelle che può essere anche il gettare il cuore oltre l'ostacolo. Nell'ambito specifico della dermatologia, devo dire che da quando, condividendo con i predecessori, il professor Delfino, il professor Ayala, il professor Monfrecola, il professor Delfino, successivamente questa rimodulazione di cui prima parlavo, ovvero sia la riconversione dei posti letto ordinari in the hospital e ambulatoriali, come prevista dai decreti nazionali sulle deospedalizzazioni, noi abbiamo efficientizzato moltissimo la dermatologia, perché quei, tra virgolette, inappropriatezze che c'erano nei ricoveri ordinari non ci sono più. Anzi, oggi il professor Delfino ne può essere giustamente orgoglioso: se lui vede un pochettino, come dire, il trend, il rapporto costi ricavi, noterà che con questa riconversione c'è stato uno scatto di una performance migliorativa di oltre il 40%. Ma questo vuole per significare come certe metodologie applicate poi a dei percorsi in cui c'è valenza culturale ed assistenziale danno certe risposte. D'altronde, devo dire anche con molta onestà, che un altro aspetto che potrebbe esserci, ma che poi verrebbe meno sul discorso cardarelliano, è il ragionamento del centro ustionati, perché è inutile ipotizzare, come qualcuno intanto dire in mezzo, di fare un altro centro ustionati al Policlinico quando c'è quello del Cardarelli. Bene, allora siamo quasi in chiusura, professore, posso strappare la promessa di ritornare? Va bene. Magari ecco, oggi abbiamo fatto un po' una panoramica e lei giustamente nel suo intervento ha accennato a tante tante patologie che magari non si pensa che possano esistere in questo campo. Esistono. Noi abbiamo ogni giorno qualche centinaio di pazienti che affluisce al nostro ambulatorio. Con lei abbiamo fatto tante tante trasmissioni anche su altre reti per quanto riguardava il melanoma, per quanto riguardava l'esposizione al sole, che questi ragazzi continuano a esporsi in maniera selvaggia a questa bronzatura. Abbiamo parlato delle lampade, quindi possiamo approfondire, magari ritornate e approfondiamo questo argomento che è molto molto importante. Io vi ringrazio. Grazie.
sa il professore Mario Delfino, il dottor Gaetano D'Onofrio, voi per l'attenzione e alla prossima.